Andrea Cirioli sta male all'Isola dei Famosi, a fondo di Francesca Lodo. Tina Cipollari, quello che non ho mai detto, parole strappalacrime. Paola Turani, il sesso del bambino oramai è svelato, maschio o femmina. Giulia Salemi, il gesto di Pierpaolo Pretrelli che fa sognare tutti. Ilary Blasi, pazzesca rivelazione sui figli Christian e Chanel, incredibile. Buongiorno a tutte care amiche e bentornate al TG Pettegola. La fame colpisce ancora dura l'Isola dei Famosi e la sua vittima preferita pare essere ancora volta lui, Andrea Cirioli. Il naufrago sembra infatti patire particolarmente la penuria di cibo, tanto che gli alimenti sembrano essere il suo unico pensiero, o meglio il suo unico argomento di discussione. Pare infatti che Andrea non parli d'altro e a mal tollerare la cosa è ancora una volta lei, Francesca Lodo. Tra i due oramai è scontro aperto, la Lodo ha mandato in nomination Andrea Cirioli, o almeno ci ha provato, e adesso non smette di punzecchiarlo e non smette di lamentarsi del suo mono pensiero alimentare. Sembra proprio che ne vedremo ancora delle belle. Festa della mamma anche nel mondo VIP. Molti sono stati personaggi famosi a fare gli auguri alle proprie mamme, anche a quelle che non ci sono più. Tra questi ultimi c'è senza dubbio lei, Tina Cipollari. L'opinionista più famosa d'Italia non è solita ad esternazioni di questo tipo, ma per una persona così speciale ha voluto condividere una dedica via Instagram. Per anni mi hai tenuto per mano, ma ora che non ci sei più ti tengo nel cuore. Un bacio per te, Tina. Finalmente è arrivato il momento della verità. Da quando l'influencer ha annunciato di essere in dolce attesa, in molti sono stati coloro che hanno chiesto il sesso del bambino. Paola Turani però non solo non voleva svelarlo, ma non poteva, perché lei stessa aveva chiesto di essere lasciata all'oscuro. Come mai? Beh, l'influencer teneva in serbo un evento veramente speciale per svelare se fosse in attesa di un maschietto o di una femminuccia. Il gran giorno è arrivato e con il famoso Gender Reveal Party, la Turani ha annunciato, prima ad amici e familiari e poi attraverso un video a tutti i suoi follower, di essere in attesa di un maschietto. Già, una pioggia di coriandoli azzurri ha annunciato l'arrivo di un piccolo Turi. Ancora tanti auguri, Paola. Passiamo adesso a un altro momento molto speciale, questa volta regalatoci da una delle coppie più amate del momento, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretrelli. Di mezzo c'è una sorpresa veramente particolare. Ci spiega tutto il nostro inviato Maurizio Riccio. A te la linea, Maurizio. Ciao Francesca, grazie per avermi passato la linea. Continua la romantica storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretrelli. Lei vive a Milano e lui a Roma, ma recentemente lo ha raggiunto in quanto c'è stata la festa per il nipotino di lui che ancora deve nascere. Giulia ha trascorso un romantico weekend a Roma e ha pubblicato sui social una sorpresa che il suo ragazzo le ha fatto trovare, quale un letto con la scritta Love e un palloncino con le iniziali G di Giulia e P di Pierpaolo. Il gesto non solo ha lasciato senza parole Giulia, che ha voluto condividerlo con i suoi fan, ma anche i fan della coppia che sono rimasti estasiati e al settimo cielo che i due dopo il GF VIP hanno trovato il loro equilibrio. Noi non possiamo che fare migliori auguri, sono rose e stanno fiorendo. Grazie mille Maurizio per il tuo intervento. Rivelazioni inattese dalla neoquarantenne Ilary Blasi, che all'interno di un'intervista per questo suo traguardo di età ha voluto rivelare dei dettagli circa la sua famiglia, o meglio circa i figli, solitamente non molto argomento di discussione della conduttrice. Pare infatti che il piccolo Christian si sia appena fidanzato e che Chanel abbia di suo già qualche piccolo flirt qua e là. Come ha reagito papà Totti non è dato saperlo, ma Ilary ha sfoderato la sua consueta leggerezza e ironia. Sono ragazzi, non è che io stia dando troppo importanza alla cosa. Ilary, ad averne suocere così. E con questa notizia finisce oggi il TG Pettegola. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia e al prossimo pettegolezzo.